Abbiamo visto come abbiamo avuto sia personaggi illustri, ma vogliamo parlare di Gamba Tesani, degli eroi, ma degli eroi anonimi, quegli eroi di cui nessuno conosce il nome, ma che sicuramente ogni giorno hanno combattuto grandi battaglie per la sopravvivenza, per il benessere proprio della propria famiglia. Di questi eroi nulla sappiamo, è per questo che nella seconda parte del libro abbiamo voluto parlare di come era Gamba Tesa nel corso dei secoli, da cui questi capitoli che abbiamo riportato. Tornando poi a casa, quando finiremo questo incontro, attraverseremo via Eustachio, incroceremo vicolo PFM Guglielmi, via Padre Francesco Maria Guglielmi, saliremo su via Prosocimo Rotondo, arriveremo in piazza Municipio, piazza Vittorio Emanuele e quant'altro. Ma chi era questo Eustachio? Chi è questo personaggio? Questo si è dedicato alla strada principale del paese fino a 100 anni fa. Di Eustachio ne abbiamo 4. Abbiamo Giovanni Martino Eustachio, medico, Giovanni Nicola Eustachio, uomo di scienze, Monsignor Pietro Paolo Eustachio, vescovo di Boiano, e Monsignor Giovanni Tommaso Eustachio, vescovo di Larino. Di questo vescovo di Larino sappiamo che fu l'unica persona assunta in qualche modo all'onore degli altari, perché è stato proclamato, riconosciuto come venerabile 500 anni fa dalla Chiesa. Abbiamo altri 2 santi uomini gambatesani non ufficialmente riconosciuti, di cui è in corso però la causa di beatificazione. Il primo è il padre Francesco Maria Guglielmi da Gambatesa. A Lucera la sua memoria è ancora presente. Avete visto scorrere non solo la sua fotografia, ma anche la casa l'ex convento, oggi casa di riposo, dove lui ha prestato opera e nel quale è ricordato con un monumento veramente commovente. Monsignor Eustachio, vescovo di Larino, veramente è interessante. Lui rifiutò in tutti i modi l'elezione all'episcopato. Il Papa dovette inseguirlo con le guardie e costringerlo ad accettare l'episcopato. Quando l'accettò, lo esercitò il ministero con santità, ma anche con chiarezza. Da un lato pretese che il Duca di Termoli gli restituisse alcune terre, ma fu anche severo con alcuni parroci, anzi un frate di Montorio, di cui credo che parli lui, il quale non aveva provveduto a restaurare la chiesa, e lo ammonì che se non l'avesse fatto avrebbe pagato praticamente di tasca sua quel restauro. Abbiamo tanti eroi a Gamba Tesa, ma abbiamo anche tanti santi. Gamba Tesa nel corso dei secoli è stato luogo di santità, oltre che di rivoluzionari. L'ultimo in ordine cronologico di questi santi è padre Michele Venditti. Padre Michele Venditti ha una testimonianza veramente esemplare. Nella sua piccolezza, nella sua semplicità, era quasi dimenticato anche dal suo ordine, i frati del terzo ordine regolare, di cui padre Buonaventura Macchiarola di Gamba Tesa fu priore generale.